tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Signori, oggi siamo qui per parlare di FIFA 17. Prima di tutto però questa l'avete vista, che figa. Magia di SPAC, signori, il mio grafico, tutte le grafiche che vedete intorno al mio canale, quindi copertina, miniature, grafiche interne, animazioni, eccetera, eccetera. Questa cosa qui, tutta opera sua, trovate appunto il suo link qui sotto in descrizione. Ma adesso parliamo di FIFA 17. FIFA 17, scaricato, sono uscito stanotte, l'ho provato e riprovato, ieri un macello intorno a sto gioco tra tutti che aspettavano la demo, tutti che facevano su YouTube delle live aspettando la demo, quindi ore e ore, quando poi l'hanno rilasciata ieri sera verso le 19 circa, poco dopo le 19, comunque FIFA 17. Allora, oggi sono qui per dare un mio parere oggettivo, quindi mio personale, insomma, quindi fatemi sapere qui sotto con un commento intanto quello che pensate voi, ma soprattutto è una cosa mia personale, quindi se non siete d'accordo è giusto così, perché è un parere, si chiama proprio parere personale. Comunque signori, partiamo subito da quello che è il gameplay. Ovviamente abbiamo aspettato un gioco nuovo, da un gioco nuovo ci aspettiamo un miglioramento nel gameplay o comunque un gameplay diverso. Mi sono ritrovato in questa cosa, nel senso che ho trovato un gameplay che era molto più lento rispetto all'anno scorso. Molto no, facciamo così, prendiamo FIFA 16, lo rallentiamo un pochino, miglioriamo i passaggi, perché ho notato che i passaggi sono stati migliorati molto, sono più precisi rispetto all'anno scorso, anche per dire i rinvii dei portieri sono molto più precisi. Ho notato che nella CPU, nel computer comunque, perché chiaramente in questa demo avevamo la possibilità di giocare solamente contro il computer o un amico se ce l'avevamo in casa, non online comunque, ho notato che il computer fa sempre i soliti giochetti a livelli di difficoltà alti. Per dire, io già sono giocato a campione, poi c'è anche la modalità leggenda, comunque a campione vedevo che faceva sempre i soliti giro palla all'indietro, giro palla sul portiere che ogni tanto rischia di farsi autogol se lo pressi troppo, quindi questa cosa pecca ancora di intelligenza, diciamo, vorrei che fosse aumentata questa intelligenza del computer a livello di gioco, eccetera, eccetera, ma questa è solo una demo, sicuramente dei miglioramenti sono stati fatti nel gioco completo che vedremo sul mio canale, ragazzi, da lunedì. Lunedì inizierà la mia avventura su FIFA 17, inizieremo con la carriera allenatore, con The Journey, avremo due video al giorno, ma non è quello che devo dire oggi, lo affronteremo in questi giorni qui, ma vi spoilerò questa cosa tramite EA Access ovviamente. Comunque, quindi gameplay migliorato, secondo me mi piace di più perché appunto è più lento e mi sembra più realistico. I tiri da fuori area, mi è parso che sia stata ricalibrata quella che era la potenza, diciamo, che davi l'anno scorso, nel senso che l'anno scorso molto spesso caricavi un tot, sapevi che la palla andava in porta, comunque praticamente era lì, e se facevi tiro a incrociare facevi al 90% sempre gol l'anno scorso. Quest'anno FIFA 17 mi è sembrato molto migliorato da questo punto di vista e mi sembra più difficile, diciamo, ma sicuramente abituandoci col tempo e adattandoci a quello che è il gioco riusciremo comunque a immergerci in questo nuovo gameplay. Altra cosa nuova che sono stati inseriti sono i calci di rigori, i calci d'angolo sono stati rivisti, le punizioni non ho avuto modo di battere purtroppo, quindi non vi darò il mio parere. Comunque sui calci d'angolo, i calci di rigore, sicuramente farò un tutorial appena uscirà il gioco, avrò la possibilità di esercitarmi un po' di più, perché sono particolari. Possono sembrare immediati da imparare a utilizzare, perché comunque è un piccolo tutorial che ti spiega come fare, ma comunque non è troppo semplice, bisogna anche qui adattarsi, diciamo, al gameplay che ci è stato presentato quest'anno. Ma comunque, se devo dare un giudizio più e meno al gameplay, diamo un bel più. Passiamo adesso alla grafica. Gioco nuovo, ci aspettiamo una grafica migliore, sono stati rivisti molti volti, quindi comunque su questo hanno lavorato, le squadre che hanno inserito sono più o meno tutte curate a livello di volti, di immagini dei giocatori. L'atmosfera, lo stadio, le riprese, i replay, eccetera, eccetera, mi sono piaciuti molto, quindi si è visto un miglioramento grafico. È chiaro, non abbiamo una risoluzione nettamente migliore, perché comunque parliamo sempre di Full HD, non si parla ancora di 4K o altro. Sono state presentate delle nuove console, chi lo sa, vedremo in futuro, ma per adesso sono contento, diciamo, su questo miglioramento della grafica. Non mi esprimo se un più o un meno come voto da dargli, perché comunque è una cosa che mi aspetto, quindi è una cosa normale, diciamo. Per quanto riguarda invece la modalità, il viaggio
Gran modalità, assolutamente, hanno fatto bene a implementare questa cosa qui, perché ci voleva appunto l'immersione di gioco in questa parte. L'avevano già fatto su NBA, eSports appunto ha deciso di implementarla su FIFA. Sicuramente con gli anni diventerà una modalità perno, secondo me, di questo gioco, perché comunque magari verrà implementato il fatto di poter cambiare il volto del giocatore, quindi personalizzare il giocatore, la possibilità di andare oltre la Premier League, diciamo, perché quest'anno possiamo giocare solamente in Premier League, quindi magari andare in Serie A, giocare un po' dove ci pare, insomma. E una cosa fondamentale che vorrei capire appunto di The Journey è se ogni anno le stesse parti cinematiche, chiamiamole così, quindi dove comunque lui interagisce con altra gente, eccetera eccetera, se ogni stagione sono le stesse oppure le hanno curate per un tot di stagioni, quanto dura la modalità The Journey, eccetera eccetera, tutti i particolari che mi piacerebbe appunto scoprire, ma che in rete o comunque non ne hanno ancora parlato, e sono cose che mi sa che scopriremo solamente vivendole e giocando appunto la modalità The Journey quando uscirà. In questi giorni, ragazzi, ovvero domani, uscirà un altro video dove parleremo della rosa, della squadra, della carriera di FIFA 17, quindi mi raccomando, domani, signori, alle 14, tutti qui, perché voglio improntare un progetto importante, un progetto figo. Come vi dicevo, da lunedì o FIFA 17 possiamo iniziare la carriera allenatore, possiamo iniziare The Journey, perché ci saranno appunto due video al giorno. Entra, ragazzi, per oggi è tutto, vi aspetto domani per la scelta della nuova rosa, quindi mi raccomando, per favore, tutti lì, tutti con i commenti. Oggi lasciatemi un commento su quello che pensate di questa nuova modalità, mi raccomando mi piace per avere altri video su FIFA 17. Ci rivediamo domani alle 14, oggi è uscito anche un video della carriera, quindi andatevelo a vedere se ve lo siete perso. E niente, in descrizione Facebook, Instagram, per stare sempre più connessi, e noi come sempre ci vediamo al prossimo video.